Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, ricordo che quando vengono fatte le leggi, che dovrebbero essere anche di iniziativa parlamentare, se il Parlamento mettesse insieme qualcosa ogni tanto, appunto ci sono le leggi di iniziativa parlamentare, ci sono quelle del governo, dopodiché le leggi hanno bisogno di decreti attuativi. No, l'attività. Il Parlamento sta votando decreti, fiducia. Però, senatore Gasparri, sta votando solo fiducia il Parlamento. Allora, io, per esempio, c'è il tema del reddito di cittadinanza, oggi verrà il ministro Calderone alle 15.30, venga qui a Palazzo Madama, non vada a giocare a tennis, e venga a sentire il dibattito tra la Calderone e i parlamentari. Guardi che la Calderone è stata ieri alla Camera, faccia battute, perché proprio non è il caso, perché se mi smette a fare battute lei le faccio io e vado avanti. Allora, discussione sia così pacata che non sa cosa dire. Allora attacca sul personale, mi sembra veramente squallido. Quando finisce di giocare a tennis, caro senatore Gasparri, mi sia così educato e mi faccio completare. Quindi le ricordo che la ministra Calderone era ieri alla Camera, oggi ripeterà le stesse cose, e le ricordo che invece di votare tutte le fiduce dovreste impiegare più tempo nella discussione dei temi, invece no, non lo fate. No, io dico andate avanti. Però la questione, secondo me, Gasparri, la questione che pone Fusani, fa troppo caldo per giocare a tennis adesso, la piantiamo di parlare di tennis, vi prego, non anche perché diventa un bisticcio poco appassionante. La questione che pone Fusani però mi sembra abbastanza puntuale. Questo ci governo sono dei problemi preferisce politici in maggioranza adesso per andare avanti con i lavori parlamentari. Forza. La politica preferisce rinviare a settembre questioni che si potrebbero affrontare già adesso, anche per evitare poi l'ingorgo di una sessione che sarà in gran parte dedicata alle questioni di bilancio. Gasparri. Allora, però tutto si può affrontare anche stasera o domani. Noi abbiamo per esempio alcuni dossier aperti che sono la riforma della giustizia, che è stata incardinata in commissione, non mi pare una roba che giaccia da oggi nel dibattito del Paese, lei sa benissimo quanto è delicata. La riforma delle autonomie, su cui ieri e questa mattina hanno lavorato delle commissioni, è un'altra svolta epocale del Paese. Quindi i temi sono numerosi. Ieri per esempio è stata votata la delega fiscale dal Senato, che verrà votata oggi alla Camera. Il governo avrà una delega e ci lavorerà nell'estate, nell'inverno, per attuarla. Ci sono alcuni provvedimenti che sono importanti, che non è che si fanno così in maniera banale e divisivi. E ripeto, molte volte bisogna anche soprattutto abrogare leggi, perché se no faremo un'altra puntata. Oggi diciamo quante leggi approvano, poche, poi faranno quante leggi hanno approvato, troppe. Glielo dico Magnani, perché lei lo sa come funziona l'informazione, no? Si passa dalle poche leggi approvate alle troppe leggi. Ci sono provvedimenti divisivi, perché ci sono questioni ci sono questioni complesse nel Paese, no? Le autonomie e quant'altro. Questo governo le sta affrontando. Il dato principale, sa qual è? Che oggi abbiamo il punto più basso di disoccupazione da decenni a questa parte. Il che vuol dire che è giusto abolire il reddito di cittadinanza per chi vuol lavorare, perché guardi caso cresce il numero degli occupati, anche a tempo indeterminato. Parliamo di questo, che è un dato secondo me positivo. Non della partita a tennis, se la Fusani la farà, non la farà perché fa caldo. Ma secondo me, se oggi si discute tanto delle vacanze dei politici, è perché i politici parlano troppo delle proprie vacanze. Guardate questo filmato.